Ma perché investitori e trader non professionisti perdono tutto quello che hanno guadagnato ogni volta che i mercati crollano? Da gennaio 2022 hanno bruciato tutti i profitti accumulati durante la salita post-pandemia. Che cos'è che dobbiamo sapere prima del prossimo crollo dei mercati? Beh, scopriamolo insieme. Perdere soldi per un trader è la più grande delle paure, ma perdere soldi quando già stavi facendo dei profitti, e magari dei profitti importanti, può essere devastante. Quindi immaginiamoci che il nostro investitore, il nostro protagonista, inizi ad entrare quindi nel suo trade quando il mercato ritorna ai massimi precedenti. Quindi ci immaginiamo per la nostra narrazione un 1º giugno 2020, prezzo di Facebook 233, ticker Meta. È molto interessante osservare quello che potrebbe essere l'esperienza del trader durante questa prima fase, perché il titolo cresce rapidamente, raggiungendo molto velocemente, anche attraverso qualche drawdown e qualche ritracciamento, dei livelli di profitto molto importanti, passando per 7.700, per 12.000 e dove poi scopriremo in futuro che avremo raggiunto il massimo di Facebook a 380, addirittura sta portando a casa 14.700 dollari. Dopodiché, qui il quadro macroeconomico già inizia a deteriorarsi, aumento dell'inflazione, problemi relativi alla crisi russo-ucraina, un sacco di interventi pronti, la banca centrale che comincia a farsi sentire, insomma, un quadro economico già evidentemente in decomposizione, ma il nostro investitore sta già immaginandosi i livelli a cui raggiungerà Facebook 500, 600, già sta contando le decine di migliaia di euro e non si accorge probabilmente neanche del pattern tecnico di evidente deterioramento del trend, ma diciamo che intorno ai 355 stai portando a casa ancora 12.200 dollari, è uno dei tanti ritracciamenti, per cui nessun problema. Sono sicuro che è pieno di trader che hanno utilizzato strategie di protezione con degli stop loss, ma sono altrettanto sicuro che è strapieno di trader e investitori che sono ancora dentro e che quindi continueranno a vivere con noi, con esperienza diretta, questa nostra narrazione. Il titolo continua a venire giù e in particolare a un certo punto, a seguito anche di una comunicazione su un forte peggioramento, proprio una perdita di iscritti importante, per la prima volta nella storia Facebook, la piattaforma social, perde iscritti. In più questa visione sul mondo Meta di Zuckerberg non convince molti investitori, il titolo crolla. Crolla e nel momento in cui crolla, qui addirittura si vede un candelone, ma qui c'è un gap nella realtà, perché questo avviene a mercati non in sessione regolare di trading. Che cosa pensa il trader che si trova a 240 dollari di prezzo di azione e in questo momento sta facendo solo 700 dollari di profitto? Pensa che sta perdendo i 14.000 dollari che stava guadagnando qualche settimana prima e quindi giammai chiuderà quell'operazione. Perché? Perché pensa che tanto risalirà. Perché pensa che fantastico a 220 possedere Facebook che arriverà a 500. Magari raddoppio anche la posizione o la triplico, così farò molti più soldi e raggiungerò velocemente traguardi importanti. Questi sono i pensieri che poi alla fine circondano il nostro mondo, o no? Ecco, invece il titolo continua a scendere, passando per dei livelli ancora più bassi. Il trader comincia ad essere in perdita, quindi non è più in azzeramento dei profitti. Qua sta proprio perdendo 3.000, 5.000. Tra l'altro è molto interessante, prossimamente, a brevissimo, rilascerò un contenuto che parla di una strategia particolare in opzioni, che è la WHEEL. Voglio sostanzialmente dimostrare che questa strategia è molto debole da un punto di vista logico a livello di gestione del piano di investimento, perché spesso ci costringe a mantenere delle posizioni bloccate per un tempo indefinito, bloccando capitale e margini e non avendo quindi nessuna rilevanza da un punto di vista della gestione del piano. Se non vuoi perdere questo contenuto e non sei iscritto al canale, colgo l'occasione per chiederti di iscriverti, clicca anche sulla campanella in modo da ricevere le notifiche e se credi che questi contenuti siano interessanti per te, lasciami un bel like qui sotto e se hai domande scrivile nei commenti, saremo contentissimi di risponderti. Due, qui sotto in descrizione trovi un link ad un regalo incredibile che l'Insider Academy ti fa, che è l'accesso ad un'area riservata speciale con dei contenuti molto interessanti sul mondo delle opzioni. Per cui clicca, dai un'occhiata e benvenuto all'Insider Academy se ci vedremo.
Tornando al nostro investitore, il titolo continua a scendere, raggiunge attualmente gli 83. Quindi mi immagino questo investitore che già mai si libererà di questi 100 pezzi, perché sta perdendo 15.000 dollari e dopo averne visti 14.700 in profitto, piuttosto aspetta, perché tanto nel futuro il titolo tornerà a salire. Tra l'altro è molto interessante osservare che in quel momento post-pandemia era pieno, tutto il mercato saliva come un forsennato, pieno di titoli che hanno fatto un sacco di soldi. Questi sono quattro titoli che realmente noi mettemmo nel portafogli in quel periodo. Alibaba e Zoom, fortissima spinta proprio in seguito agli effetti della pandemia. Marv, NIO, un altro titolo che ha fatto dei fuochi artificiali incredibili. E qui noi ci immaginiamo la costruzione di un portafogli con un capitale di 50.000 euro con queste distribuzioni, quindi 100 pezzi di Baba, 400 di Marvel, 100 di Zoom e 1.000 di NIO, per mantenere una certa logica nell'esposizione dei portafogli. Ti lascio qui sopra un video dove analizziamo il portafogli di Warren Buffett e in quel video ti faccio vedere come costruire un portafogli efficiente. Molto interessante come contenuto relativamente proprio a come si costruisce un portafogli. Questi quattro titoli, tutti quanti, come tutto il mercato del resto, hanno avuto dei punti di espansione pazzeschi per poi crollare, facendo vedere dei grossi movimenti negativi. In particolare, se noi guardassimo, questa è un simulatore, non è la TWS, quattro titoli, Baba, Marvel, Zoom, NIO, con le posizioni che abbiamo indicato, 50.000 dollari. Ti faccio vedere anche il capitale lordo, 72.000, per cui qui è interessante tutto il ragionamento sulla leva dell'investitore e la leva del broker. Qui stiamo lavorando con una leva superiore al nostro capitale, cioè noi abbiamo 50.000 e abbiamo comprato 72.000 dollari di roba, ma di fatto abbiamo ancora un potere d'acquisto fuori di testa. Perché? Perché abbiamo ancora 32.281 euro di margine libero. In ogni caso, ti lascio anche qui nel canale, trovi montagne di video su margini, leva, gestione del conto, insomma, ti lascio ad altri contenuti. Che succede nel momento di massima euforia, quando tutti i titoli erano in auge? Qui si sono raggiunti valori da capogiro e ripeto, qui stiamo parlando di un portafogli che è abbastanza alla portata di tutti. Magari non tutti hanno 50.000, ma fai i dovuti paragoni con il capitale che possiedi, in più o in meno. In ogni caso, con 50.000 euro di capitale, questo è un portafogli che nel momento di auge è arrivato a 145.000, cioè qui NIO ha fatto 48.000 dollari di profitto da 18 a 67, lo stesso Zoom ha fatto una roba incredibile, Marvel, qui stiamo parlando di profitti pazzeschi, ma che cosa succede? Che poi il mercato crolla e questi profitti vengono mangiati tutti. Anzi, oltre a essere mangiati, andiamo anche in perdita. Cioè qui passiamo da 50.000 a 14.700. Quindi immaginati l'investitore. E tutto questo per non aver messo in pratica l'asilo nido delle protezioni. Cioè qui non serve un corso in opzioni. Cioè qui basta, proprio è una protezione elementare. Tu immaginati questo nostro investitore senza particolari momenti pazzeschi di timing, per cui entri, proteggi al momento perfetto, che nessuno conosce il momento perfetto. Ma dico io, qui ci rendiamo conto che il mercato sta un pochino deteriorandosi, quindi stiamo ancora portando a casa 7.700 dollari. Che cosa avremmo potuto fare? Beh, ti faccio vedere una simulazione con il nostro software Option Target. Qui noi siamo entrati il 1° giugno con il titolo che costava 233, compriamo 100 pezzi e esattamente in quel momento, il 27/11/2022, al 310 di prezzo del titolo, noi stiamo guadagnando ancora 7.700 dollari. Questo è quello che stiamo facendo. Ma ci vuole mica una scienza a comprarsi una put senza particolari storie, quindi senza aggiungere tutte le conoscenze su dove la compro, ITM, ATM, OTM, guardo i valori temporali, guardo il delta della strategia. No, semplice, mi compro una put a 310, cioè al prezzo ATM, senza sapere leggere e scrivere. E di fatto che cosa tiro fuori? Tiro fuori una cosa interessantissima, cioè io ho costruito una strategia con un massimo rischio di 6.000
6.099 dollari di profitto. Cioè, da quel momento in poi, qualunque cosa succederà, io sto portando comunque a casa 6.000 dollari di profitto. Qualunque cosa non succederà, succede, perché poi questa cosa succede. Quindi adesso tu immaginati trasporre questo ragionamento su tutto il portafogli. Cioè, tu ti trovavi non 14.700 di portafogli dopo che ne avevi messi 50.000, ma qui ti trovavi il guadagno protetto almeno da un buon livello. Cioè, qui noi avremmo potuto proteggere da livelli tecnici proprio più elementari, una cosa proprio semplice per chiunque. E qui quanto avremmo risolto e quanto avremmo risparmiato? Stiamo parlando di migliaia di dollari di profitto che non sarebbero finiti in fumo, ma ci vuole tanto a coprire un sottostante, ma non è mica una roba complicata. L'importante è averlo come approccio mentale, cioè io devo avere un minimo di conoscenza dei cicli economici, un minimo di conoscenza di quali titoli comprare, come comporre il portafogli e un minimo di conoscenza su come proteggere. Tra l'altro, ti faccio notare che si può fare molto di più, cioè la strategia può essere articolata in modo molto più efficace se uno la pianifica dall'inizio, sempre entrare coperti. Questo sarebbe stato il caso di Facebook che appena entrati entra coperto e porta con sé un rischio di 1.830 dollari. 1.800 dollari di massimo rischio, non 15.000, 1.800, cioè qualunque cosa succeda, che ne so io se va su o va giù. Dopodiché, quando che cosa significa? Beh, significa intanto dormire sogni tranquilli. E tra l'altro, cosa fondamentale, questo tipo di protezione è infinitamente più efficace di uno stop loss. Qui può venire giù, ma se poi torna su, io non sono uscito in perdita. Anche qui trovi nel canale un video che parla di come proteggere il portafogli. E in questo caso abbiamo fissato il massimo rischio. Ma il nostro obiettivo, passo numero due, è iniziare a gestire e cominciare a mettere in campo delle strategie di risk off. Questo è quello che succede quando il titolo va nella nostra direzione. Questa, per esempio, è un primo elemento di gestione dove noi trasliamo il payoff di questa operazione e lo portiamo ad un minimo profitto di 2008. Il titolo viene ancora più su, fantastico, altra traslazione del payoff, ci assicuriamo 8.000 dollari di profitto. Sempre più risk off, sempre più risk off, arrivando addirittura quando siamo andati verso i massimi, quindi noi di tanto in tanto portiamo sempre più risk off. E qui stiamo sostanzialmente assicurandoci un minimo profitto di 10.000 rotti dollari. Ma questo poi veramente il titolo viene giù come un fuso. E questo sarebbe, ed è stato per alcuni, il profitto portato a casa. Quindi non hai perso soldi, hai garantito un profitto. Non erano 14.000, ma sono 10.000. Non sono neanche meno 15.000. Ecco, questo significa lavorare con rigore, interpretare i cicli economici con rigore, interpretare in modo corretto il money management e la gestione del proprio portafoglio. Se questo contenuto lo hai trovato interessante, ti rinnovo la richiesta di lasciarmi un bel pollicione verso l'alto e aspetta il prossimo video molto interessante sulla strategia in opzioni Will. Ciao, buona giornata!